Bubi, Bubi, buongiorno, buongiorno. Guardate qua che bella colazione ho preparato. Ho messo le fette biscottate con la protein cream di Food Spring, che ragazzi è tornata disponibile. Infatti subito ne ho fatto scorta, perché dopo che vi ho fatto il video mukbang, vi ricordate, era andata sold out sul sito. Adesso è tornata e tra l'altro c'è anche una fantastica offerta, cioè se ne prendete 5 confezioni una è gratis, quindi ne pagate solo 4, e io ovviamente l'ho presa che volevo fare. Questa infatti è quella già nuova di scorta, questa è finita, guardate, ma è troppo buona, cioè sembra, aprire, amore. Sì, sembra tipo la Nutella, cioè sembra davvero la Nutella, però è senza, con pochissimi zuccheri e pochissimi grassi, cioè praticamente è senza zucchero, quindi c'ha dolcificante, quindi non fa ingrassare, e grassi soltanto quelli delle nocciole, quindi è super sana oltre che light. E ragazzi, ma poi il sapore è buonissimo, che a volte queste cose fit non lo sono, ma questa è la prima secondo me che davvero ha un sapore speciale. Io poi, poiché mi piace sia il pan carré che la fetta biscottata, ho fatto un po' di tutto oggi, perché domenica ce lo meritiamo e mio amore, poiché ha la febbre, sì, però gli consiglio di leccarsi lì tutto il barattolino. È vero. Qua ho fatto il cappuccino di soia, questo ti amo che mi ha regalato il mio amore, e qua dopo con questi cristini, amore, ci rinzupperemo nella cioccolata. E poi questo qua è un po' di pan carré integrale che era rimasto, e poi le fette biscottate. Ma guardate, ditemi se la consistenza non è uguale alla Nutella, vi giuro. E adesso rinzuppiamo nel latte. Il pan carré invece è questo qua che ho comprato al supermercato, ed è, va bene sia col salato che col dolce, molto molto buono. Facciamo l'apertura in diretta della nuova protein cream, che bello, guardate, 30% di carboidrati in meno, infatti c'è scritto. È buona, guardate qua, è meravigliosa, non vedo l'ora di mangiarla, vi giuro che stamattina mi sono svegliata con sto pensiero. Beh, buongiorno, buongiornissimo, ancora non mi ero fatta vedere. Amore, saluta. Ciao, buongiorno. Ragazzi, Dario non si sente bene perché poverino c'ha la febbre. Ieri a luna di notte aveva quasi 39, sì. Sta boffando di tachipirina, poverino mio amore. E quindi lo vedrete un po' giù di tono. Comunque non vedevo l'ora, vi giuro, stamattina mi sono svegliata con sto pensiero di fare questa meravigliosa colazione. E io adoro questa crema protein cream. Ah, tra l'altro, oltre all'offerta, io ovviamente vi consiglio di prendere il multipack, quello con 5 confezioni, vi ho detto, perché è scontatissimo e praticamente una l'avete in regalo. E in più è sempre valido il mio codice sconto, perché me lo chiedete sempre, CarlitaYT, usatelo sempre, è valido non soltanto sulla protein cream ma su tutto il sito Food Spring. Voi sapete che io utilizzo anche la farina d'avena Food Spring, il preparato per pancake, quello per il pane, tutti gli integratori, le proteine, tutto, quindi il burro d'arachide, è tutto buonissimo. Fate una bella bella scorta e con questo codice sconto CarlitaYT risparmiate un sacco. Sono tutte cose buone, sane, light, ma buone proprio di sapore. Quindi questa qua me la mangio tutta io, perché ce ne sono 5. No, amore, ma una come? È maggio, una è gratis. Una è maggio, una è per dare praticamente. Questa qua, okay? Gratis è mia. Facciamo un mukbang nel vlog, dai. Oh mio Dio. Guardate, si mangia col cucchiaino. Vai. C'è il cucchiaino dentro. E me la mangio tutta quando. No, è buona davvero. Io invece, amore, voglio fare questa porcata. Raga. Però così si inquina poi la cioccolata, però. Ma quello finisce, così diventa mia. Come la mangiamo tutta in una volta. Così si fa, guarda, guarda come faccio io. E qua. Così. Guardate. Vai. Esce cioccolato. Ma raga. Raga, vi giuro, se fate questa cosa dei grissini, cioè non lo fate. Sentite a carità vostra, non lo fate, perché finirete a mangiare la puppa. E quella là una gratis, la vanno fare. Una gratis, cioè, significa, se te la mangi non c'è nulla. Troppo buona. Mamma mia, raga.
Vi giuro, io sono convinta che se mettono tipo la Nutella e quella la fanno assaggiare a qualcuno, non capisce la differenza. No. Perché veramente, cioè, per dirvelo, Dario non è fit. Scusate se ho la testa tagliata, comunque. È buona, come amore. Buona, ma va. Amore, non morire. Allora, praticamente, quando voi inzuppate la fetta biscottata nel cappuccino caldo, la cioccolata si tende un po' a sciogliere, quindi diventa ancora più buona. Ragazze, compratela prima che vada di nuovo sold out, perché questa crema sta spopolando in tutto il mondo. È veramente, no, è veramente una genialata. Infatti l'altra volta, dopo il video mukbang, tipo il giorno dopo, era andata sold out. In tanti mi avete scritto, adesso è tornata, quindi andate sul sito Food Spring, fate scorta e il codice CarlitaYT, vi ripeto, è valido su tutto il sito. Io mi sono fatta scorta di tutto. Ragazzi, io non sono fit, sono vero. Buona colazione a tutti. Ragazzi, scaricate i colpi. Andate, Dario, dove si mette la cioccolata? Questa è carica. Devo andare a fare il carico. Ma te la rubi? Sì, presto la porto sopra. Ciao. Allora, ragazzi, mi sono data una sistemata, anche se oggi non faremo granché, perché anche se è domenica e fuori comunque fa freddo, perché le temperature si sono abbassate un casino, però c'è anche un bel sole, però praticamente Dario, vi ho detto che ha la febbre da 2 giorni e quindi adesso poi praticamente, vabbè, tutte le sfighe del mondo, poiché domenica sì, mi vedrete toccarmi la frangetta, perché praticamente sta crescendo, non voglio tagliarla perché mi sono stufata e quindi la devo un po' buttare di lato, insomma, un po' la tengo così, un po' la butto di lato, insomma mi arrangio in questo modo. E ovviamente c'ho i miei gioielli, ragazzi, perché spesso mi chiedete: ma dove li trovo i tuoi fantastici gioielli? Ragazzi, sul mio shop online, sono tutti della mia linea che ho fatto fare io, Carlita Jewelry. Questi sono i nuovi, anche le collane con le monete le abbiamo rifornite perché erano andate a ruba e le abbiamo rifatte, e sono sempre scontate, quindi sono veramente bellissime, ci sono sia in oro che in argento. Comunque, ragazzi, vi dicevo, praticamente è successo che è finito il gas, quindi siamo senza termosifone e senza, non posso cucinare, e fortunatamente abbiamo i condizionatori nelle camere che quindi fanno anche caldo, e abbiamo anche la stufa, quindi problema riscaldamento non c'è, ma c'è problema a mangiare. E poiché oggi è domenica, non può venire il camion a ricaricarci il bombolone, perché qua dove sto io, essendo che siamo un po' in collina, diciamo in campagna, non abbiamo il gas della città, quindi abbiamo il bombolone. Vabbè, comunque, tralasciando, adesso praticamente quindi c'è mia mamma in soccorso, quindi adesso andrò da lei, che le ha preparato giusto una cosina, ha detto: cosa vuoi? Ho detto: mamma, la pasta al forno. E mia mamma: oh mio Dio, come ti faccio questa pasta al forno? Ho detto: non lo so, mamma, fammi la pasta al forno. E adesso lei sta facendo la pasta al forno e adesso vado là e la mangerò, e poi ne porterò un pochino a Dario qua, che comunque sta a letto, non si sente di scendere. Poi vi ho detto, comunque fa freddo anche se c'è il sole. E io poi appena dopo avrò un momento, perché adesso comunque devo andare, se no mia mamma mi dà per dispersa, e poi ovviamente lei ha preparato, quindi sembra giusto andare in orario puntuale. Voglio parlare anche un po' con voi, voglio chiarire un po', una volta e per tutte veramente, una cosa che mi chiedete da un sacco di tempo, su cui ricevo sempre un sacco di commenti, quindi magari dopo, appena torno, vi voglio far vedere un po' di novità che abbiamo su caritashop.com. abbiamo inserito un sacco di novità stupende, che veramente, ragazze, vado molto molto fiera, perché voi sapete che io sul mio shop online inserisco solo i prodotti che io, cioè io li cerco, li seleziono, mi leggo tutti gli ingredienti, li provo per un sacco di tempo e poi dopo li inserisco. Quindi questi qua sono proprio delle chicche troppo troppo carine, utili, cose per smagliature, adesso vi faccio vedere. E poi voglio parlare con voi, appunto voglio chiarire una volta per tutte questa cosa su cui voi avete molti dubbi e mi chiedete sempre. Siamo appena arrivati, guardate i pupi che piangono, guardate che bei limoni, siamo appena arrivati a casa dei miei. Amore, vuoi andare da mamma le cookie? Il
Ragazze, sono appena tornata a casa. Guardate qua dalla mia casa. C'è, vabbè, non si vede nulla. Comunque c'è un tramonto bellissimo, vero Pupi? Siamo tornati proprio nell'ora del tramonto. E Pupi, ciao. Lei è stanca perché ha giocato con Cookie e Molly, quindi si è stancata. E come al solito, quando vado a casa dei miei, torno sempre con un sacco di pacchettini. Guardate qua. Cioè, praticamente c'ho un sacco di cose buone che dopo farò provare anche a Dario. E ho mangiato una splendida pasta al forno, vi giuro, che praticamente dovrebbe essere questa qua. E che dopo ve la faccio vedere, perché ovviamente ne ho fatta fare una porzione in più anche per Dario. E poi ci sono altre cose buone, il pollo, poi faccio vedere. E poi mia mamma mi ha dato questo, che l'ha comprato alla Coop, me l'ha fatto provare, buonissimo. Un succo di melagrano, uva rossa, mirtillo. Adesso lo faccio provare a Dario. È molto molto buono, ragazzi, ed è senza zuccheri aggiunti. Lo comprerò anche io quando appena vado alla Coop. E voilà, l'ho preparato qui dentro. Sembra tipo vino. Adesso glielo porto al mio amore. Ragazze, ragazze, finalmente vi posso far vedere un pochino delle novità. Allora, innanzitutto sulle labbra mi sono messa questo rossetto, che vi dico qual è perché già so che me lo chiederete. È bellissimo e si chiama Jujumi. Comunque vi metto il link nel box informazione e vi metto anche il link di tutti i prodotti nuovi che vi giuro amo tantissimo, non vedevo l'ora di parlarvene. Allora, tutte le nuove tinte vegetali naturali è una cosa che mi avete chiesto in tantissimo e non sapete quanto ho cercato dei prodotti veramente naturali e performanti, e queste sono tinte di tutti i colori, ci sono, quindi venite a vedere nella sezione novità su caritashop.com, ce ne sono di tutti i colori, quindi le potete fare tutti. E in più non hanno sostanze chimiche, sono completamente naturali, coprono i capelli bianchi e ristrutturano anche i capelli mentre li utilizzate. Sono veramente favolose, rendono i capelli lucenti, corposi, spessi, belli. Sono un vero trattamento di bellezza per capelli, oltre a colorarli. E in più costano pochissimo, quindi ragazze, provatele. Poi ragazze, vi consiglio sempre di utilizzare questo qua, questo è lo shampoo appunto pretinta. Questo shampoo ve lo straconsiglio perché è super purificante, quindi elimina eventuali sostanze chimiche dei capelli, residui di vecchie tinte, di shampoo non biologici, non naturali, purifica il capello e in più è estratto di luppolo e menta, che è super super purificante, ristrutturante, quindi serve proprio come per migliorare il colore della tinta, renderlo più intenso e più duraturo. Ecco, i capelli sono più ristrutturati e brillanti. Comunque è un super prodottino, anche questo qua non costa tanto, quindi se prendete la tinta di prendere anche lo shampoo pretinta. Altri prodottini ottimi nuovi che ho inserito sono questa crema, che vi giuro io la sto utilizzando, è favolosa, ed è una crema alla vitamina E e pappa reale contro le smagliature, si può utilizzare anche in gravidanza ed è una crema che è veramente veramente ricca, però non unge la pelle, infatti c'è scritto che è un siero contro le cicatrici e le smagliature, sia quelle che avete di vecchia data, sia per prevenirne di nuove, quindi è ideale anche se ad esempio fate una dieta, fate sport, proprio anche per prevenirle e poi per cancellare cicatrici, segni, quindi di vecchia data. E in più la cosa bella, ragazzi, che mi piace un sacco è che subito si assorba, io mi sto trovando davvero davvero benissimo, quindi la sto amando. Ho inserito sempre nella pappa reale anche il balsamo labbra, guardate ragazze, questo è favoloso ed è un balsamo labbra rimpolpante effetto gloss, che è buonissimo perché ha un sapore tipo di arancio, frutti esotici, molto, io amo tantissimo questi balsami labbra, infatti sul mio shop ho inserito anche quello al cocco, quello alla canapa, io li ho tutti e li amo, sono proprio malata di questi balsami labbra. Poi ho inserito il contorno occhi all'olio di canapa, che è veramente pazzesco contro le rughette, i segni di espressione, le occhiaie, gli occhi gonfi, è buonissimo. Utilizzare un siero sul contorno occhi che subito si asciuga, quindi wow. Poi questo qua è un prodotto molto molto carino, molto molto utile, perché è uno spray per profumare l'alito naturale e biologico, magari da portarvi dietro quando ad esempio non vi potete lavare i denti o comunque siete in situazioni in cui volete darvi una rinfrescata, gusto buono, quindi ha un gusto di menta e a base di tutti gli ingredienti naturali che vanno a purificare la bocca, quindi anche buonissimo. Poi ragazzi, ho inserito il ferro, voi sapete che ho tantissimi integratori sul mio shop online perché li uso anche proprio io nel mio quotidiano, l'aloe vera, integratori multivitaminico, il magnesio, quello per i capelli, quindi
sono top. E ho inserito anche il ferro perché me l'avete chiesto in tantissime. Questa linea qua è una linea completamente naturale, quindi non hanno effetti collaterali, sono buonissimi, naturali, quindi ragazze provateli. Questo shampoo e balsamo 2 in 1, che è un prodotto anche che mi avete richiesto, questo qua è ai sali del Mar Morto. Io amo la linea ai sali del Mar Morto perché è una linea super super purificante e appunto per i capelli va a purificare i capelli ma anche a disciplinarli e a lucidarli tantissimo. Provatelo, è un prodotto pratico da portarvi magari in palestra per quelle volte in cui non avete tempo di far stare in posa la maschera, il balsamo, eccetera. Soprattutto è ottimo anche per chi ha ad esempio i capelli grassi, che quindi non vuole mettere il balsamo dopo. Questo è comunque disciplinante, però purifica tantissimo perché i sali del Mar Morto. Poi ragazze, ho inserito i balsami riflessanti, vi giuro che questi li sto amando, ve l'ho detto anche su Instagram, veramente sono favolosi. Allora, ci sono tutti i colori, castano caldo, biondo rame, biondo freddo, nero, mogano. Allora, venite a vedere perché ne sono tantissimi e la cosa bella è sperimentare, essendo che non sono delle tinte, quindi a differenza delle tinte che vi ho fatto vedere prima, non tingono i capelli e quindi potete anche sperimentare varie colorazioni e vedere che riflessi vi vengono, perché sono balsami riflessanti, contengono tantissimi ingredienti naturali e vegetali che ristrutturano i capelli, li districano, eccetera. Io lo lascio in posa 5 minuti e poi mi sciacquo e lasciano dei riflessi belli sui capelli, cioè veramente mi sto trovando da Dio, sto vedendo man mano che li utilizzo dei riflessi sempre più belli e lucidano tantissimo i capelli. Comunque sono un prodotto, secondo me questo proprio top, e sono ancora scontati. La maggior parte di questi prodotti hanno prezzi bassissimi, sono scontati, quindi provateli. Poi ragazze, c'è tutta la linea che ho inserito che ha un effetto dimagrante e drenante, in particolare questo qua, vedete che è tutto il set 10 giorni appunto alla Garcinia Cambogia, con tutte le boccettine per perdere peso e per drenare, quindi a base di caffè verde, tè verde, garcinia, un mix proprio, quindi è ottimo. Poi ho inserito anche i succhi, questi qua, questo Gambe Light perché ha la ritenzione, vuole comunque drenare cellulite, a base di lusco, centella, eccetera. Questo a base di Garcinia Cambogia, quindi è un succo che va preso ogni mattina, un misurino a stomaco vuoto, e appunto favorisce il metabolismo, quindi accelera il metabolismo, aiuta tantissimo a perdere peso, quindi se fate una dieta, se fate sport vi aiuta un sacco. E appunto è al gusto lampone, il gusto è molto molto buono, quindi andate tranquille, non vi preoccupate, perché io li ho assaggiati, li prendo e sono buonissimi. E poi ho inserito il carbone, carbone vegetale, che serve tantissimo per sgonfiare la pancia, quindi per l'addome piatto, top. Quindi ragazze, queste erano le novità e adesso io vado a struccarmi perché nel frattempo sento, non so, che mi sta salendo la febbre, vi giuro, ma spero tanto di non ammalarmi, ma già mi sento tutta la gola. Tra l'altro tra Dario che ha la febbre a 2 giorni, mio padre che oggi è venuta la febbre, penso che mi colpiranno. Ragazzi, ho aperto tutte le scodelline e per farvi vedere, allora questa è la pasta che ho mangiato io oggi ed è buonissima, praticamente è la pasta tipo le candele, non so se lo conoscete, quella pasta lunga che è buonissima, e l'hanno fatta con salsa di pomodoro fatta in casa, un po' di provola, mozzarella e anche le polpettine, vedete, comunque è buonissima, penso che sia una delle mie cose preferite al mondo. E poi qua invece abbiamo il pollo che mia mamma ha fatto in questo modo molto leggero, con le verdure, melanzane, le patate, le zucchine, tutto in padella, e adesso io andrò a mettere un po' di salsa di soia. E poi qua abbiamo il riso, questo qua pilaf, cioè praticamente è tipo un tortino di riso basmati, da accompagnare alle verdure. A me piace tantissimo questo piatto, un piatto super sano, pollo, verdure e riso, quindi poiché io voglio mantenermi leggera perché ho mal di stomaco eccetera, mi piace tantissimo questa cosa. Adesso vado a scaldare tutto e ceniamo. Se non so se vi ho mai fatto vedere qua su YouTube in qualche vlog questa qua, la mia nuova scoperta, la lampada al sale, la sto amando e vi giuro, a parte che è bellissima perché è rosa, è tutta di sale rosa, ma poi ha tantissime proprietà anche per chi soffre d'asma, per problemi respiratori, molto, dà molta serenità. Comunque cercate le info su internet, io l'amo, vabbè, così non si vede nulla, però vi posso assicurare che è bellissima, cioè dal vivo è tipo una pietra di sale tutta luminosa, mi piace un sacco. Io ne ho comprata una per me, una per Dario e una per mio padre, comunque sono stupende. Comunque ragazze, mi sono messa qua sul letto perché
Allora, sono già pronta col fermaglino perché mi devo andare a struccare, perché voglio trovare praticamente il coraggio per struccarmi. Adesso mi toglierò anche le mie collanine stupendissime. E niente, volevo parlare un po' con voi. Innanzitutto vi voglio chiedere scusa perché non so se questa luce fa interferenza. Aspettate, ecco, magari è meglio. Comunque vi volevo chiedere scusa innanzitutto perché magari non lo so, in questo vlog c'ho un freddo addosso incredibile, raga. Comunque volevo dire perché magari nei vlog mi piace quando vi faccio vedere cose, magari se viaggio, oppure vi faccio vedere cose più belle. Questi vlog casalinghi penso sempre che vi possano annoiare, e quindi però purtroppo, ragazzi, con sto freddo, ma cioè non so, ditemi voi, noi siamo sempre comunque tra casa e lavoro, e infatti anche se vengono amici, esempio ieri, l'altro ieri vennero dei nostri amici a casa, quindi comunque si sta sempre, quasi sempre in casa, perché comunque le temperature sono veramente veramente fredde, così, e siamo malati, figuriamoci un po'. E quindi mi dispiace se magari non vi ho fatto vedere nulla di che, però mi ha fatto piacere stare in vostra compagnia e volevo anche parlare un po', veramente sinceramente, a cuore aperto, di questa cosa che in tante mi chiedete per quanto riguarda la chirurgia. È veramente un argomento super super richiesto, e soprattutto allora io ho notato questa cosa, no? Vorrei chiarire veramente una volta e per tutte questa cosa, perché vedo che ci sono persone che si accaniscono molto, ed è una cosa soprattutto che avviene qui in Italia, mi dispiace dirlo, ma in altre parti del mondo è, cioè veramente la gente non se ne frega proprio di tutti quanti interventi chirurgici ti fai, cioè se ti vuoi fare da testa a piedi. Anche io sono fatta così, a me non interessa proprio, cioè la chirurgia, l'utilizzo della chirurgia non deve essere una caratteristica di una persona, cioè non è che se una persona si rifà è stupida, è superficiale, oppure ci tiene sopra l'aspetto estetico, oppure addirittura ci sono alcune persone che mi fanno morire, perché veramente io li chiamo gli psicologi del web, cioè perché loro attraverso un computer, attraverso un cellulare ti fanno un'analisi psicologica rivelandoti delle cose che neanche tu stessa sai, magari hai bisogno di sedute di 10 anni, neanche il miglior psichiatra, cioè che ha studiato, ha un titolo, ha bisogno di più sedute. Loro, io penso che tu hai questo, hai quello, hai quello, sei quello, sei soddisfatto, sei felice, tutte queste cose qua mi fanno davvero morire, perché voler trovare dietro un intervento chirurgico la spiegazione del carattere di una persona, ovvero cosa, cioè cosa voglio dire, sei rifatta, quindi sei frivola, sei superficiale, badi solo all'aspetto estetico, oppure hai problemi, non ti accetti, tutte queste cose qua. Ma non è così, non è necessariamente così, cioè voglio dire, ci sono tanti motivi per cui ricorrere alla chirurgia, e quindi cioè io la vivo in un modo molto molto più semplice, molto più anche molto più libero, no? Un modo di vivere mio molto molto libero, cioè tu per me puoi fare quello che vuoi, a me veramente non mi interessa proprio se ti rifai, se lo vuoi dire, se non lo vuoi dire, cioè a me veramente, ma proprio zero, cioè non mi interessa. Invece vedo ci sono tante persone che veramente si accaniscono, non solo con me ma un po' in generale con tutti, no? E poi la cosa che veramente mi fa rabbrividire è che tutte queste, spesso delle offese, degli insulti vengono sempre da altre donne, quindi solidarietà zero. E molto spesso appena si vede una bella donna perché sei tutta rifatta. Adesso ovviamente non parlo solo di me, parlo in generale anche delle VIP, di quelle che magari vediamo su Instagram eccetera, ma ovviamente, cioè, la bellezza di una donna non è data solo dall'aspetto estetico, ma ci avete mai pensato che ci sono tante altre caratteristiche? Ad esempio, non so, una modella, sì, per quanto possa essere bella e perfetta fisicamente, ma bisogna anche avere un talento per mettersi in un certo modo, per avere fascino. Il fascino è una cosa che non ha nulla a che fare, secondo me, con l'aspetto estetico. Quindi, questo che voglio dire, cioè è troppo facile dire una bella donna appena la vedi, ah, perché è tutta rifatta, ma non è così. Innanzitutto, se una è bella, secondo me
è bella, sia se si fa qualche ricottocchino, sia no, perché comunque io anche prima, ad esempio, che mi rifacevo il naso, non, veramente adesso se guardo le foto mi dico: oh mio Dio, che cesso che ero, come ho fatto a stare con questo naso per 30 anni della mia vita. Però io per 30 anni della mia vita, non, cioè per me non era una cosa che io proprio, oddio, mi svegliavo la mattina, oh mio Dio, e quindi non vivevo, cioè mi consideravo comunque carina. Infatti anche le persone, anche voi spesso mi dicevate: ma comunque ti sta bene. Poi ovviamente c'è chi è cattivo e cattivo e che ti offende sempre, però diciamo non è che era una cosa che io proprio non so come spiegarvi, che non accettavo, oppure un problema così. Io comunque mi cercavo di essermi carina, mi truccavo in modo carino. Adesso col tempo, e questo anche voglio dire, no? Ad esempio anche per quanto riguarda le labbra, e mi sono rimasta il rossetto scuro per farvi vedere che a volte è stranissimo, cioè a differenza di video, che magari un video che io registro oggi un video e domani un altro video, mi dicono in un video che ho le labbra sottili e il giorno dopo, il video di dopo, che ho le labbra rifatte, cioè vi giuro. Ma magari è semplicemente una foto, o magari il modo di mettersi, il modo in cui ti posizioni, in cui posizioni le labbra, anche il modo in cui mi metto il rossetto. Ad esempio questo rossetto scuro fa sembrare le labbra un po' piccole. Lo stesso rossetto, magari chiaro, le fa sembrare molto molto più grandi. Non vi dico il lip gloss, le fa sembrare enormi. E poi anche il modo di metterla. Ad esempio nel tempo ho imparato questa tecnica per ingrandire le labbra, cioè che io faccio prima il contorno, uscendo un pochino pochino, però la tecnica è non far capire che sei fuori, perché lo devi proprio sfiorare, provate ragazze, e poi metti il rossetto per dare ancora più volume. Mettiti un pochino di gloss al centro delle labbra, sia sopra che sotto, vi giuro l'effetto volume è wow. E infatti tutte le volte che lo faccio, in tantissime mi dite: oh mio Dio, ho rifatto le labbra, sono enormi. Ma ragazze, sono semplicemente delle tecniche poi ci sono anche diversi momenti della giornata. Io ad esempio la mattina appena mi sveglio, e spesso anche nei vlog o nelle storie Instagram, se appena mi sveglio faccio delle storie, sono gonfia, ma io ho tutto il bianco, il naso, tutto il viso, sono proprio gonfia, proprio perché a te appena ti svegli sei gonfia, anche gli occhi sono gonfi, quindi la prima oretta io sono tutta gonfia, quindi è normale. Poi magari ad esempio la sera, magari ho preso anche freddo, mi sono rinsecchita, senza rossetto le labbra sono sottilissime. Quindi voglio dire, anche questo ci tenevo a chiarire, perché veramente mi fa strano, no? È assurda sta cosa, che veramente a differenza di un giorno, cioè un giorno prima: oh, le labbra sottili, così ti stanno bene, ti stanno benissimo, non rifarti mai. Il giorno dopo: oh mio Dio, cosa hai fatto alle labbra? Vorrei dire, ma sono le stesse labbra di ieri, solo che magari oggi ho messo lip gloss. Vabbè, comunque, quindi ci tenevo magari in questo video a dare un messaggio sempre, io ci provo sempre, di solidarietà tra donne, di vivi e lascia vivere, ognuna fa quello che gli pare. Sono anche delle cose molto intime e private, secondo me, che magari in alcuni casi, ad esempio, io non condanno neanche chi magari al posto mio, ad esempio, l'intervento al naso non l'avrebbe detto, e vi posso assicurare che ci sono tante, io adesso che ho fatto questo intervento le vedo, ci sono tante persone, anche magari youtuber o persone comunque dello spettacolo, fra virgolette, io lo vedo il naso rifatto, io lo capisco, però c'è anche chi non l'ha voluto dire, quindi magari non l'ha detto. Io sinceramente non condanno neanche queste persone, che sono cose talmente intime e personali, dei percorsi veramente non semplici, perché non è che zac e ti rifai il naso. Devi anche passare dietro un percorso psicologico in cui ti devi devi maturare in te questa scelta, devi esserne convinta, è anche un cambiamento nella tua vita, un momento di cambiamento, di rinascita, di accettazione. Sono tante cose, quindi bisogna avere tanta forza per affrontare questi cambiamenti, insomma non è semplice. E ci sono anche tante persone che non lo fanno, ma vorrebbero farlo, ma non lo fanno perché magari hanno paura di soffrire, hanno paura di non piacersi, hanno paura di affrontare questo cambiamento, perché sono persone che non hanno tanto coraggio, non affrontano nulla nella loro vita, e quindi alla fine
non lo fanno per questo. Quindi secondo me ci vuole tanta forza per farlo e, come vi ho detto, si deve fare all'età giusta. Però vi ho detto, io no, allora, se voi mi chiedeste se è a favore o se è pro o contro la chirurgia, io vi dico che dipende dalla situazione, dipende dalla circostanza, dipende dalla persona che lo fa e dal modo in cui si fa. Ecco, però mi piace che ognuno sia libero di fare ciò che vuole. Ovviamente, se stiamo parlando ad esempio di una mia amica, di una mia figlia o comunque di una persona a cui voglio bene, se io penso una cosa, io do un consiglio, però poi sta tutto a quella persona. Se una persona ovviamente deve essere cosciente e intelligente di poter affrontare quella cosa, per me vivi e lascia vivere. Quindi scusate se mi sono dilungata, però io vi giuro parlerei delle ore, perché mi piace troppo quando riesco ad esprimere, perché ho la testa piena di pensieri e quindi mi piace quando riesco ad esprimerli. E poi spesso mi dite che comunque attraverso i miei video vi apro la mente, vi piace, perché vi do sicurezza, vi do coraggio, quindi per me mi fa troppo troppo piacere. Ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo vlog, mi sa che lo chiudo qui e cerco un attimo adesso di struccarmi, di riprendermi, perché penso che mi stia salendo la febbre, fanno male anche le orecchie, la gola, vabbè. Comunque vi aggiornerò su Instagram, mi raccomando seguitemi anche su Instagram, mettete un bel like al video di sostegno, dai, se ricevo tanti like non mi viene la febbre, mettetemi tanti like. Vi mando un bacio grande. Guardate questo rossetto come resiste, non è una tinta, è un rossetto, però è molto molto duraturo, quindi wow. Ciao, fatemi sapere voi come state. Spero che stiate meglio di me. Ciao ciao.